I'm back. Porca miseria, mi sono preso un raffreddore un po' devastante. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di cambi corde. Ho questa chitarra, alle corde da cambiare. Ma prima di questa avrei il piacere di aprire un gran bel pacco. Sono molto gasato. E se il Natale si avvicina e c'è un logo di una famosa radio, cosa ci sarà mai dentro? La provo. Vediamo se mi viene quella roba. Eccoci. Bellissima. Ah, forse ci sono anche degli adesivi. Un adesivo di Radio DJ, fa sempre comodo. Qua c'è la fattura, credo. Pubblicità. Altra pubblicità. Cambiamo le corde? Cambiamo le corde. Dice un chitarrista in Italia molto famoso, che io stimo molto, che si chiama Luca Colombo, che prendersi cura della propria chitarra è un po' come prendersi cura di se stessi, perché la chitarra non è nient'altro che un prolungamento del nostro corpo. E questo è una grande massima, una grande filosofia. Anzi, consiglio. Credo che chi mi conosce davvero sappia quanti libri ho letto in vita mia, cioè dai 4 ai 5. Però uno di questi è appunto il suo. Vita da chitarrista oltre le corde. Racconta un po' della sua vita da chitarrista, ma senza dare un'impronta scolastica o didattica. È molto interessante, racconta un pochino della sua routine. Un po' come quando tu guardi il mio video, vedi la mia routine, che potrebbe essere noiosa. Lui invece ne ha una molto interessante. Passiamo un po' di olio. Bene, io uso queste corde qua. Quando ho cominciato, il mio idolo era Slash, dei Guns N' Roses. Lui ha dichiarato di utilizzare queste corde e quindi queste sono le mie corde preferite. C'è un motivo? No. È una spiegazione stupida? Certo. Continuerò a utilizzare queste corde per sempre? Forse sì. Ok. Corde posizionate? Perché no? Andiamogli un avvolgito. Twista, 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 twista. Bene. Boom. Metto le altre e poi le accordiamo. Ok. Che dire, grazie per avermi seguito. Io vado a suonare e a mettermi la felpa di Radio DJ. Grazie, ciao a tutti.